ci ha messo a disposizione sia la sede per le nostre attività, sia questa saletta ogni qualvolta lo vogliamo. D'altra parte, in un momento di grande difficoltà per la cultura nel paese Italia, nel paese di Somma Vesuviana, noi non avevamo alcun punto di riferimento, in cui, nessun luogo in cui poterci in un qualche modo riunire, a parte una sala Santa Caterina che adesso mi pare sia diventata proprio proprietà della chiesa e probabilmente stavano facendo altre cose, oppure potevamo optare per la sala del Consiglio Comunale. Però il Consiglio, chi di voi conosce la sala del Consiglio Comunale, è piccola, è pessima, ha un'acustica pessima, con cui ci dovevamo sedere al di là dei banchi dove si siedono i consiglieri comunali, qui sarebbe stata più una riunione nemmeno di condominio, ma insomma fatta in una cucina ampia di qualche residenza privata. Ritornando a Francesco De Martino, io diciamo della mia generazione credo di essere stato uno dei fortunati, dei pochi fortunati che ha avuto la possibilità di incontrarlo ancora in vita. Ovviamente la generazione successiva per motivi di età non ha avuto questo privilegio. E credo che appartenga proprio all'indirizzo politico, alla filosofia del nostro istituto, che continua in questo scavo della memoria, non soltanto di fatti storici, ma anche di persone e personalità che hanno fatto il paese grande, avere appunto la possibilità di parlare ancora una volta di Francesco De Martino. A me dispiace dire che questo paese purtroppo non è stato benigno in morte con Francesco De Martino. Credo che sia noto a tutto, ne parlavo con Gianfranco qualche momento prima, sia noto a tutto la vicenda dello scippo della piazza a De Martino. Per i casi fortunati della vita, mentre arrivavo qui mi sono imbattuto nell'attuale sindaco di Somma Vesuviana, il quale ha garantito ancora una volta che ci sarà qualche cosa per Francesco De Martino. Insomma, ovviamente noi auspichiamo che questo possa avvenire, ma che non sia una concessione fatta così tanto per fare qualche cosa. Noi in Francesco De Martino apprezziamo e elogiamo, ovviamente, a parte l'impegno politico che c'è sempre stato, con tutte le cariche istituzionali e di partito che ha retto, ma di Francesco De Martino apprezziamo innanzitutto il suo impegno culturale e la sua fama di studioso mondiale di storia del diritto romano. D'altra parte, tornando un attimo alla politica, non devo essere certamente io a dire che cosa è stata la politica di Francesco De Martino, che è stata una politica mai scissa dall'etica, perché Francesco De Martino ha sempre pensato, sostenuto e ripetuto in varie occasioni che la politica e la morale sono inscindibili. Noi l'abbiamo avuto come punto di riferimento in tantissime campagne elettorali. Gigino D'Avino, che è qui presente, vecchio segretario storico della sezione del partito di Somma Vesuviana, al di là dei comizi e delle occasioni elettorali, era solito organizzare l'incontro di Capodanno. Io ero giovane all'epoca, l'incontro di Capodanno, quando De Martino, dopo il pranzo di Capodanno, dopo essere passato dalle sorelle, veniva a salutare i compagni della sezione. E il suo obiettivo forte da sempre, io che sono stato, come molti di voi sanno, molto vicino fino alla fine a Gaetano Arfè, Gaetano ha sempre raccontato che l'obiettivo primario di Francesco De Martino era l'unità della sinistra, appunto in una logica di grande etica e di grande rispetto degli avversari. Nelle mie vicende professionali io ho avuto la possibilità di incontrare molti vecchi compagni che hanno fatto lo stesso percorso, lo stesso cammino all'interno del Partito Socialista. Peppino Avorio, compagno scomparso da alcuni anni, deputato per moltissimi anni, raccontava sempre, addirittura ce l'ho in video questa intervista, raccontava della grande signorilità di Francesco De Martino in un congresso di sezione che si era tenuto a Somma Vesuviana. E lui diceva che ovviamente che lui era venuto in rappresentanza di una corrente opposta, di una mozione opposta a Francesco De Martino, e mentre esponeva la tesi della sua componente, Francesco De Martino chiamò il figlio Armando
dicendo, insomma, facendoci pigliare qualche voto che sembra brutto, che se ne vada sogno questo piano senza portare alcun voto per dovere di ospitalità. E mi pare che raccontasse di Pino Avorio che nominatamente, senza sapere come, riuscì a prendere 8 voti che all'epoca corrispondevano credo al 5% in percentuale, insomma, prese un delegato, ma che fu letteralmente regalato dalla grande bontà e dalla grande signorilità di Francesco De Martino. Vabbè, fatta questa brevissima introduzione, dette queste brevissime note, io ringrazio Guido che è sempre presente ogni qualvolta lo chiamiamo, ringrazio Massimiliano Amato che è qui, amico, compagno di avventura e di sventura in questa tribolata sinistra. Ci siamo incontrati qualche settimana fa a Salerno per un'altra cosa e lui ha proposto di fare subito questa riunione a somma. Massimiliano è un giornalista, adesso lavora all'università a Salerno, per molti anni è stato l'anima dell'articolo dell'Unità a Napoli. Gianni Cerchia, professore all'Università del Molise, storia contemporanea, altro amico di avventure e di sventure, Gianfranco Nappi, l'ho ricordato lui stesso, onorevole, molto vicino a noi della zona messuliana, San Paolo originario di San Paolo Versito, è stato anche nostro deputato all'epoca in cui batteva, sembra brutto questo verbo, i banchi di Montecitorio, era stato eletto all'epoca come le liste dei progressisti, no? Quindi anche insomma aveva contribuito alla soluzione. Eugenio Donis si scusa, ma ha avuto un contrattempo, ha chiamato nel pomeriggio e ci ha detto che è mortificato per non poter essere presente qui. Io non so come avete, diamo la parola a Massimiliano. Ideali luoghi della formazione, Somma Vesuviana, formazione culturale, politica, Somma Vesuviana ricopre un ruolo particolare, questo perché vengo dalla stessa tradizione, dalla stessa cultura di Cino e del professore Francesco De Martino, e in un ideale pantheon della mia vita di militante a sinistra e militante socialista, Francesco De Martino, l'altro sommese illustre Gaetano Affè, occupano un posto di primissimo piano. Aggiungo anche, e ne approfitto per ricordarlo, io avrei voluto fare questa cosa, questa presentazione di questo numero della rivista qui a Somma Vesuviana con un carissimo amico che è scomparso di recente, mio carissimo amico e collega Raffaele Indolfi, e vi dico che io avevo programmato di chiamare Raffaele per ricordare con lui e per fare una bella e ricca discussione su Francesco De Martino, che lui aveva frequentato, di cui era stato allievo. Raffaele è stato allievo sia di De Martino dal punto di vista proprio della formazione politica e sia di Gaetano Affè, perché è stata una delle colonne dell'Avanti diretto da Gaetano Affè. E a Raffaele mi legava un sentimento di fraterna amicizia e di colleganza professionale. Ci siamo spesso incrociati, lui inviato del Mattino, io come corrispondente dell'Unità, ma prima ancora anche di altri giornali regionali, ci siamo spesso incrociati su grossi fatti di cronaca e di attualità. Ricordo adesso, tra
tra qualche settimana con la strada di calcio, lui è stato terzino della vecchia Viribus Amidis, ci sta ancora qualche foto in giro dove ovviamente diciamo. Ma era un grande sportivo il professore De Martino, perché poi era un grande cacciatore, un grande pescatore. Ma il suo amore per la caccia però è benedetto in un momento anche di difficoltà, ecco, di incontro con alcune categorie. Il suo amore per la caccia era un amore per la natura, lui era più un osservatore, uno che passeggiava, uno che amava guardare, ma non era certamente quello che in modo indiscriminato andava a sparare alla... Ed è anche stata... Io ricordo una delle ultime volte che ho incontrato, cioè l'ultima volta che ho incontrato Francesco De Martino, l'ho incontrato a casa sua, via Niello Falcone. È una cosa che forse ho raccontato anche in un'altra occasione, proprio per questo suo modo di essere così molto, come dire, parco in tutte le cose, no? Senza grandi esposizioni di beni. A me mi colpì, forse voi sorriderete, ma mi colpì questo ascensore traballante che saliva al piano di De Martino, lo vai ancora, dici tu, con una luce che non si accendeva, no? E poi questa stanzone enorme, pieno di libri, ci mettemmo a parlare. E la sua grande serietà la ricordo per un altro episodio, dopo passo la parola a Gianni Cerchia, la ricordo, io avevo scritto, stavo scrivendo un libro su Gaetano Arfè. Gaetano Arfè è un socialista del mio paese. E avevo chiesto anche una testimonianza a Francesco De Martino. Francesco De Martino in quel periodo stava molto male e mi mandò un biglietto che io ho gelosamente conservato, scritto di suo pugno, in cui dicevo: caro Raia, condizioni di salute, ma più o meno è così, condizioni di salute mi impediscono di scrivere una cosa all'altezza di Gaetano Arfè, sperando di poter guarire prossimamente, ritienimi a tua disposizione, ti manderò il tutto. Poi non fu possibile, perché poi giunse quella brutta telefonata, quel giorno di novembre di 15 anni fa, e va bene, poi le cose sono andate come sono andate. Intanto vi ringrazio per l'invito, insomma, fare questa presentazione qui è un valore tutto particolare. Infiniti Mondi è una rivista che nasce da qualche tempo, come è stato detto, e ha una missione, no? Quella di provare a riflettere collettivamente intorno a una serie di nodi. La sinistra, l'Italia vista dal Mezzogiorno, non è una rivista che parla del Mezzogiorno, una rivista che prova a mettere in campo un punto di vista meridionale sulle sorti del Mediterraneo, dell'Europa, del nostro paese. Questa è la ragione per cui di tanto in tanto ci dedichiamo a quelle che riteniamo delle grandi personalità che hanno dato un contributo, che in qualche modo sono anche fonte di ispirazione. Gramsci, per cui a me è sembrato giusto parlare anche di Francesco De Martino. E perché? Perché De Martino è il migliore rappresentante di una generazione socialista che ha dovuto affrontare una tribolata transizione. È la generazione post-critica turatiana, si direbbero gli specialisti, cioè sono quelli di quella generazione che deve fare i conti con l'esaurirsi della critica di Saragat e di Nenni, anche se i Saragat e Nenni erano ancora in campo e che mettevano in campo una ricerca originale, per l'appunto. Utilizzare una categoria che appartiene a un altro tipo di riflessione, però per capirci, una sorta di terza via. De Martino è l'uomo, è il rappresentante di una generazione che non prova a non schiacciare il socialismo italiano, e qui forse è una maggiore originalità, sulle sorti della riflessione della socialdemocrazia europea, e allo stesso tempo rivendicando, nel contempo rivendicando l'autonomia del Partito Comunista. Tutte e due le cose insieme. E questa è una cosa di non poco conto, di non poca difficoltà, guardate. Ma anche di un poco conto, che trovo una ricaduta straordinaria, poi diciamo nella parabola, nel momento diciamo, dove si vanno a tirare un po' le fila negli anni 60, quando De Martino è un protagonista di quell'elaborazione di quel processo politico che porterà alla costruzione del primo centro comunista. Ci arriva già con una serie di esperienze importanti alle spalle, perché tra l'altro non c'è solo questo carico teorico,
questa appartenere a quella generazione, come ho provato a dire. C'è anche un altro genere di contributo che De Martino dà alla dimensione della sinistra del socialismo italiano, che è quella del regionalismo. Già a Roma, alla Renzi, discutendo di questo, insomma, la riflessione sulla questione meridionale non è uno dei tratti genetici del Partito Socialista Italiano. Il Partito Socialista Italiano nasce con un insediamento centro-settentrionale, soprattutto a base contadina nella pianura padana, ma poi con una base operaia nel triangolo industriale, con una larga disattenzione alla questione meridionale. Durati lo teorizza esplicitamente, non perché non fosse interessato, perché in qualche modo riteneva che il Mezzogiorno dovesse seguire il procedere di quella che era la modernità industriale e sociale, no? Che veniva incarnata in altre aree del paese, che era rappresentata da un Partito Socialista in forte ascesa dopo la crisi di fine secolo, no? Dopo l'interlocuzione con Giolitti nei primi anni del Novecento. Una riflessione, quella di Turati, importante, che provocò l'ira funesta, diciamo, di uomini insomma, come Salvemini, che su questo ruppero e che teorizzarono ben altro. Il tema del Mezzogiorno è un tema di conflitto a sinistra. Gramsci, tra le ragioni diciamo, della costruzione di un'ipotesi diversa, diciamo, di una nuova soggettività politica in Italia, la costruzione del Partito Comunista d'Italia, una delle questioni che pone non è solo fare come Russia, ma anche il tema dell'alleanza tra il nord e il sud come alleanza tra movimento operaio e contadini, e per trovare una strada tra le rivoluzioni in Occidente e nel nostro paese. De Martino appartiene a una riflessione che salta a pie pari queste contraddizioni, che assume fino in fondo il tema del Mezzogiorno. Lo fa non solo perché insomma risoliamo, perché vive in un momento di ferro di fuoco, perché passa, arriva al socialismo attraverso l'esperienza azionista, anche questa non è cosa di poco conto. L'azionismo è di per sé una sorta di terza via, erede di giustizia e libertà, nasce nel 1929, si propone prima come strumento di combattimento, no, della concentrazione antifascista a Parigi, poi due anni dopo si fonda come vero e proprio partito, come un elemento critico rispetto al passato, e poi in Italia è uno dei pochi insieme ai comunisti che si insedia in termini anche clandestini. E nella vicenda meridionale l'azionismo ha un particolare valore. Io lo dicevo a Francesco Guido qualche giorno fa, appunto a Roma, secondo me andrebbe indagata anche la formazione di Francesco Di Martino e il suo contributo al centro meridionale del Partito d'Azione, che ha avuto una straordinaria funzione nel riconnettere le opposizioni politiche nel Mezzogiorno, prima della guerra, durante la guerra e durante le quattro giornate di Napoli, e anche dopo. Il centro meridionale con Pasquale Schiano è un riferimento importantissimo anche nel tentativo di costruire quell'ipotesi di esercito alternativo garibaldino e volontario, no? Che poi fu, che non ebbe grande fortuna per l'opposizione soprattutto degli inglesi e di Badoglio, ma poi che continuò a lavorare. Pasquale Schiano e i suoi costruirono con l'intelligence statunitense e britannica tutta una serie di filine, di rapporti, di interlocuzione, di partigianato meridionale che continuò a combattere anche nei mesi successivi. Pochi sanno, c'è un fondo che è stato depositato solo dal 2012 presso il Ministero della Difesa, che è agibile parzialmente per gli studiosi perché non è ancora stato completamente inventariato, ma pochi sanno che esiste una commissione meridionale per il riconoscimento delle qualifiche dei patrioti e dei partigiani che costa di 8.000 domande, quindi 8.000 storie, 8.000 fascicoli, dove noi scopriamo che nel Mezzogiorno ci sono tre persone che vengono riconosciute come con quello che convenzionalmente sono i generali di brigata, sono comandanti di brigata, sono generali dell'esercito convenzionale, sono i tre più importanti partigiani della storia del Mezzogiorno. Tutti questi in qualche maniera ruotano intorno al centro meridionale che aveva sede al Mezzogiorno, tutti, quasi tutti. Uno solo, comunista bordighista, Antonino Tazza in Curia, capo, diciamo, della rivolta sul Vomero, professore al liceo San Lazzaro, ma gli altri due, uno è Ezio Muro e l'altro che era un giornalista fiumano di ispirazione liberale che sarà internato dal fascismo, che sarà esiliato, che ritornerà in patria, che riprenderà
più che quarantena combattono durante le quattro giornate, che continuerà a farlo dopo, che organizzerà centinaia di giovani che dovranno andare al di là e al di qua della linea del fronte come infiltrati, guide e sabotatori. E lo stesso farà Giuseppe Botti, casertano, maresciallo del Regio Esercito, che scapperà dopo l'8 settembre dalla Francia per tornare verso il Mezzogiorno, che verrà anche lui intercettato Pasquale Schiavo, come Ezio Curro, Pasquale Schiavo, dal generale Pacone, da tutto quel gruppo di uomini, no? Cioè, che avevano dato vita all'esperienza azionista, che quindi ha una funzione fondamentale. In quel gruppo di uomini c'era anche il giovanissimo Francesco Di Martino, sarebbe molto interessante scoprire che tipo di funzione, che tipo di rapporto costruì in quelle settimane. E quindi, diciamo, se viene da questa esperienza, è chiaro che la riflessione sull'originalità della vicenda meridionale, sulla sua presenza, no, nei momenti fondativi di questa nuova storia della democrazia italiana, non poterono non avere un rilievo, insomma, in qualche modo un significato. Io credo che questo abbia guardato molto nella sua biografia, andrebbe approfondito, e che forse spiegherebbe anche il suo particolare impegno su questi temi. E De Martino è uno dei protagonisti, uno dei più giovani protagonisti della trasformazione del fronte democratico del Mezzogiorno del Movimento per la Rinascita Meridionale, che anche questa è una cosa non scontata, no? Il fronte democratico e il nazionale si scioglie dopo i nefasti risultati elettorali del 18 aprile del 1948. Nel Mezzogiorno non è questo, perché nel Mezzogiorno, nel 48, la sinistra che si presenta insieme alle elezioni guadagna più voti che nel 46, esattamente il contrario di quello che appare sul piano nazionale. E succede sì perché parte da posizioni particolarmente fragili, quelle del 46 per l'appunto, ma anche perché riesce a mettere a sistema una serie di cose: il movimento contadino che viene fruttuoso, l'occupazione delle terre, un impegno a costruire una politica delle alleanze con i cittadini urbani, altri soggetti che sono presenti nel mondo del Mezzogiorno, che è devastato, che è disgregato, ma che in quel momento è in grande fermento. Nel 49 De Martino viene mandato dal comitato del fronte del Mezzogiorno, che sta per sciogliersi, lo farà solo nel 1950, viene mandato a tenere un'assemblea in Puglia, cosa molto delicata, perché la Puglia è un problema, perché Di Vittorio non è d'accordo, perché Di Vittorio pensa che i contadini non vadano organizzati in un'associazione autonoma, come invece nella testa, diciamo, di chi vuole fare il movimento per la rinascita. Vabbè, Di Vittorio pensa in una logica anche comprensibile, di grande dirigente sindacale, che i lavoratori vadano organizzati tutti nella CGIL, e quindi la Federbracciati, la FLAI oggi. C'è uno scontro che durerà per anni. Nel 49 Di Vittorio impedisce a De Martino, che è l'inviato del fronte, di parlare a questa assemblea, tanto per capirci. È uno scontro anche molto duro. L'anno dopo il fronte verrà sciolto, Francesco Di Martino entrerà nel coordinamento nazionale insieme ad altre grandi personalità, penso a Giacomo della Democrazia del Lavoro, ma penso a Sansone per il Partito Socialista, penso a Giorgio Amendola, ovviamente anche ad altre personalità. Nel 1954 sarà tra i dei condirettori di Cronache Meridionali. Grande attenzione, e anche qui un grande scatto rispetto all'impostazione tradizionale. De Martino e pochi altri sarà tra quelli che immagineranno anche una riflessione sul Mezzogiorno non tutta affidata alla riforma agraria. E uno dei pochi, devo dire insieme a Gerardo Chiaromonte, se andiamo a leggere il Piano Meridionale, che in qualche maniera subito erano che il tema dei processi industriali sia un tema importante anche per il Mezzogiorno, in qualche modo anticipa quella che sarà quella svolta della Cassa per il Mezzogiorno del 1956. No, non c'è alcun dubbio, soprattutto socialista. Insomma, infatti è punto assolutamente un'eccezione in quel tempo là, che associazione contadini Mezzogiorno d'Italia, con un'assemblea che si fece a Foggia, De Martino e Lombardi. Avrebbe ricostruito tutto, questa è una scena importantissima. Perché poi questa riflessione qui arriva negli anni 60. Cioè questa cosa qui, nell'idea, nell'elaborazione del tentativo di una politica di piano, eccetera, c'è tutta lì. E il contributo che lui dà sulla base di questo portale. Ci sono questa cosa qua, Giolitti, Ruffolo. Mi permetto di consigliare il Riformismo Mancato, straordinario libro scritto da Massimiliano Amato e da Marcello Ravveduto, che riflette su queste cose con un'ancora più bella introduzione. Già Riformismo Mancato è un bellissimo libro. Se vi interessa, insomma, lo consiglio, perché rifletta proprio su queste questioni.
De Martino fu questo, quindi diciamo non è una, un omaggio a un contributo marginale, parziale, di settore, localisti, e stiamo parlando di una riflessione che diventa fondamentale per la sinistra nel nostro paese, soprattutto in un momento come questo. Io non ho avuto la possibilità, l'onore, il piacere di frequentare Francesco De Martino, sono stato allievo anche di Gaetano Maffè, lo conosco di, come dire, per interposta persona. Maffè ne aveva una... aveva diciamo, una visione e il suo punto di riferimento politico, insomma in qualche maniera ne discuteva, era uno diciamo, dei punti di riferimento sui quali declinava tutta la sua riflessione politica. La battuta di Arfè che riassume diciamo, il contributo di Francesco De Martino è sicuramente diciamo, quella che rivendica il tema di De Martino come uomo dell'unità. Ripeto però, un'unità mai subalterna. Sempre pronta a difendere le proprie ragioni, fino ad arrivare alla rottura. 75-76, lui che accelera sul piano anche della fine della legislatura per impedire che esaltasse una sorta di rapporto incomprensibile ed esaustivo tra comunisti e democristiani che potesse escludere i socialisti da questo dialogo. È un uomo che gioca quindi in proprio questa partita, che ha dato un contributo forte a viso aperto. E che non a caso, proprio per queste sue caratteristiche, e davvero voglio chiudere, non poteva non dire le cose che poi disse nel 1982 quando commentò quel famoso volume di scritti dedicato a un altro suo amico, no? A Giorgio Amendola, Polemiche fuori tempo. Uno, diciamo, nella sua introduzione dedica larga parte agli scritti di Amendola negli anni 60 sul tema del rinnovamento della sinistra, del nuovo partito unico. L'approccio di Amendola, il modo in cui lui arriva a questa riflessione è diversa da quella di De Martino, ma entrambi in qualche maniera rivendicano l'idea che non, si, come dire, non, fosse più, non fossero più sufficienti i modelli del passato. Questo è il punto. E Amendola diceva, dopo due generazioni, se i comunisti non hanno fatto la rivoluzione, non c'è di riuscire neanche la socialdemocrazia, forse non c'è. De Martino non lo diceva in questo modo. Però il tema di un cambiamento radicale, forte, profondo della realtà italiana, che non possa essere affidata solo a coloro che rivendicano, per usare proprio le parole di Martino, il miglioramento delle compatibilità del sistema, così come nel modello socialdemocratico, ma neanche ciò che il modello illiberale, no, del dolce cucina, e questo chiama in causa appunto coraggio, voglia di fare, di scommettere, di ritrovare un senso comune e unitario della sinistra del nostro paese. Forse questa è la riflessione più attuale che ci viene consegnata da Francesco De Martino, nel momento di massima difficoltà, quando tutto, non dico sempre perduto, ma davvero tutto è in discussione, quando la stessa idea dell'esistenza in vita della sinistra sembra essere messa in discussione, forse dovremmo ricominciare dai fondamenti. E De Martino non è questo. Noi ricordiamo, come dicevo prima, le chiusure delle campagne elettorali. Io ricordo un incontro con il professore Francesco D'Ascoli, professore di latino e greco, ma insomma, grande studioso della lingua napoletana, che ha scritto libri sul napoletano, ha pubblicato anche un vocabolario della lingua. E lui diceva, noi ci informavamo di quando Francesco De Martino venisse a chiudere la campagna elettorale, perché ci affascinava il suo modo di guardare alla politica. E fra le persone che venivano ad ascoltare Francesco De Martino, sottolineava sempre Francesco D'Ascoli, c'erano anche uomini elettori di altri partiti che però subivano il fascino di Francesco De Martino, che d'altra parte, come è stato sempre detto, era un uomo, un politico che interpretava la politica con spirito di servizio, come vocazione, ma una vocazione non trascinante che faceva comunque dimenticare le altre cose, che come è stato sottolineato sia da Massimiliano che da Gianni, Francesco De Martino era il segretario del partito, è stato il segretario del Partito Socialista, è stato il, come dire,
colui che dal Partito d'Azione ha cercato di costruire, è stato il vicepresidente del Consiglio, è stato un sacco di cose, ma è stato maggiormente lo studioso di diritto romano. In un momento come questo, recuperando la politica come spirito di servizio, credo che si debba necessariamente recuperare anche la politica intesa come dovere per il Paese. Io credo che per il dovere al servizio del Paese Italia, ovviamente intendo, e credo che in questo momento servono proprio degli esempi forti, dei modelli forti. Francesco De Martino è stato sicuramente non uno dei modelli, ma sicuramente un modello fortissimo di come debba essere intesa la politica come dovere al servizio del Paese. Affidiamo le conclusioni di questa serata a Gianfranco Nanni. No, non le conclusioni, sono sempre del segretario. Qualche considerazione, non ci stanno più i partiti, quindi non devi finire pure il segretario. No, io ringrazio tantissimo voi che state qui, e Ciro che ha voluto organizzare questo incontro insieme a voi, corrispondendo a una sollecitazione che gli ha fatto Massimiliano, insomma. Io considero questo un numero prezioso proprio per questa monografia, questo contributo che abbiamo voluto rendere a una figura così straordinaria della sinistra e della cultura europea, non solo italiana, europea, veramente credo si possa dire, monografia che è stata resa possibile grazie all'accompagnamento affettuoso e vigile che Guido ha assicurato in tutto il suo farsi. Insomma, penso che siano veramente belle pagine sul De Martino e di De Martino, e veramente vale la pena di leggere. Insomma, è una bella storia, oddio, una storia grande, anche mi riferisco a quella di De Martino, una storia straordinaria, una storia che ha avuto anche momenti di grande sofferenza politica e di grande sofferenza anche umana. È una grande storia, controversa, grande storia. Ma noi a chi la raccontiamo oggi questa storia? Cioè, ha senso raccontare questa storia, raccontare queste storie? Io vorrei proprio partire dall'ultima considerazione che faceva Gianni. Cioè, il 4 marzo ha segnato sostanzialmente un punto di non ritorno. Ecco. Non sta scritto da nessuna parte che una sinistra debba vivere o possa vivere, non sta scritto da nessuna parte. Per quanto di una sinistra vi sarebbe un disperato bisogno nella società attuale, però ve n'è un gran bisogno, ma non sta scritto da nessuna parte che a questo bisogno corrisponda una effettualità, diciamo, di una soggettività politica organizzata. Questo è affidato agli uomini, alle donne, questo è affidato alle persone. Il 4 marzo ha detto che in questo paese la sinistra, per come l'abbiamo conosciuta nel Novecento, e gli eredi di questa storia del Novecento, è finita. Punto. Io credo in modo non recuperabile, cioè quell'evoluzione della politica italiana e della sinistra italiana che ha cominciato con l'89, che è iniziata con l'89 e poi è proseguita con Mani Pulite 92-93, che ha compaginato l'assetto politico nato dalla guerra e dalla resistenza, e dal quale sono derivate trasformazioni, cambiamenti profondi del sistema politico, dei partiti, della loro organizzazione, processi di ripensamento di questi stessi partiti. La parabola del processo di riorganizzazione delle forze che si richiamavano alla sinistra del Novecento, il loro rinnovarsi, il loro riadattarsi, i loro sforzi di cambiamento, giungono a un punto morto. Il 4 marzo registra questa cosa qui. Se nel 92-93 quella turbine che sconvolge la politica e la società italiana finisce sostanzialmente, quella che era stata la storia del Partito Socialista, legamento più ampio, eccetera, un insediamento sociale, eccetera, eccetera, che si era trasformata nel passaggio tra l'89 e il 92-93,
e si era andata avanti il PDS, il DS, eccetera, eccetera, poi è diventato PD, finisce il 4 marzo. Cioè la data di fine, di scioglimento del PC, ma io lo dico con una battuta, più che essere il 91-92, la Bolognina e così via, è il 4 marzo. Cioè gli eredi di quella storia lì giungono, sono portati, sono guidati, mettiamolo come vogliamo, a un punto conclusivo il 4 marzo. Vale sia per la variante riformistica, diciamo così, di quella ricetta post 89, potremmo anche dire di debatto, riformistica con un effluvio di riformismo, diciamo, che poi si è tradotto, cioè mi riferisco al PD sostanzialmente, ma vale anche, qui mi ci riconosco io in questa parabola di conclusiva, anche per quelle forze che invece prima dentro il PDS e poi alla sua sinistra avevano cercato, non avevano rinunciato a una ricerca critica, cioè che puntasse a un obiettivo di rinnovamento e di cambiamento della sinistra, non a partire dalla sua rinuncia ad esercitare una funzione critica verso la società, ecco, ma a partire dal fatto che questa funzione critica dovesse aprirsi a temi, contenuti, modalità nuove e così via. Anche questa storia qui finisce. Anzi, forse questa storia qui è finita già con Bertinotti sostanzialmente, con quello che segna la parabola bertinottiana, e poi mo finisce con lei, voglio dire. Direi quasi. Io penso che sia un punto drammatico da questo punto di vista. Ed è ancora più impressionante il fatto che a più di un mese dal 4 marzo. Cioè non c'è un battito di ciglia, non c'è un dubbio, una domanda di fondo, non c'è una domanda esistenziale, perché non è di questo si tratta. O mi verrebbe da dire una domanda neanche posta esistenziale. No, veramente impressionante. Cioè è in gioco questo. Ma se è in gioco questo, allora vuol dire che è in gioco un passaggio, forse si sta sancendo, perché il voto sanziona gli equilibri che sono usciti dal voto, sanzionano, sanciscono cambiamenti profondi che già sono avvenuti nella società, che tu registri e che vengono cristallizzati, fotografati nel voto, ma noi siamo probabilmente già quindi pienamente dentro un passaggio che altera in qualcosa di non secondario la natura, i caratteri democratici della Repubblica Italiana, la qualità democratica di questa Repubblica. E qual è questo punto che viene sancito come, e qui perché figure come quelle e pensieri e esempi come è stato detto da Ciro, da Massimiliano, oltre che anche da Gianni ovviamente, come quelli di Francesco De Martino, sono essenziali. Qual è il punto? Il punto è che l'Italia, a mio modo di vedere, è alla ricerca dal 70, da dopo il 68, ecco, dal passaggio del 75-76, di fronte ai mutamenti straordinari della società, che non a caso uno come Moro aveva colto, è impegnata, è stata impegnata nel tentativo di allargare le basi rappresentative della Repubblica, dello Stato, che si erano venute via via restringendo, perché la trasformazione tumultuosa della società italiana, a fronte di questa trasformazione, le istituzioni e la politica non è riuscita a far corrispondere un allargamento degli spazi di partecipazione. Troppa gente è rimasta fuori dal circuito del contare, del partecipare, del decidere, dell'essere assunti dentro una dinamica democratica decidente, partecipante, chiamiamolo come vogliamo. E lo sforzo, però voglio dire, se volete, il 4 marzo lo possiamo leggere anche come il punto conclusivo di questo mancato processo di rinnovamento e di ampliamento delle basi sociali e rappresentative della Repubblica Italiana e della democrazia. Tale per cui, avendolo rinviato una volta, rinviato un'altra volta, rinviato un'altra volta e così via, a un certo punto esplode. E esplode non a sinistra, esplode a destra, altro che non c'è più destra e sinistra. Non so se è chiaro. Altro che 5 Stelle, partito di sinistra. Ovviamente i 5 Stelle hanno goduto, hanno beneficiato, tanto di cappello a loro, della capacità di interpretare domande e bisogni con i quali io vorrei misurarmi, diciamo, con i quali la sinistra dovrebbe sapere misurarsi, non so se è chiaro, e si è appuntato su di loro. Però voglio dire, in qualche modo è un'esplosione che risponde e corrisponde a mancati rinnovamenti, a rinnovamenti mancati,
E il compromesso storico, quel contingente lì, è questo. Forse è stato l'ultimo grande tentativo per rinnovare la Repubblica. E dentro quella vicenda, io ci vedo anche, diciamo, almeno quello che è successo nel PSI e quello che è successo proprio con Francesco De Martini. E ci vedo anche in qualche modo, è un momento amarissimo, difficilissimo, durissimo sul piano familiare, personale, vissuto qualche anno dopo il 76, come ha detto Bassolino nella discussione, no, che abbiamo fatto a Sud, probabilmente anche comunque funzionale, in ogni caso, anche se non direttamente legato, ma comunque funzionale a interdire la possibilità di un'ascesa, ad una funzione ancora più alta di una figura straordinaria come quella di Francesco De Martino. Poi nel 78 viene rapito e viene ucciso Moro, e le cose vanno come sono andate. Il rinnovamento dell'89-92 è un rinnovamento che nasce da un processo di modifica degli equilibri internazionali e nasce dal fatto che, avendo mancato il rinnovamento nel 76 ed essendosi chiusa la politica in un orizzonte di puro potere, di esasperato potere, di cui probabilmente il craxismo ha rappresentato una delle espressioni, diciamo, più forti e più crude, e anche lì c'è un fenomeno di esplosione, ma non è un processo di rinnovamento reale. È lo stesso processo di rinnovamento che fa il PC, gli eredi del PC, dopo l'89, si liberano in fretta di un passato che per loro appare un fardello. Non è che avviene un processo di rinnovamento di cultura politica, alla fine si afferma più come una rinuncia che come la costruzione di una nuova strategia o di una nuova progettualità. E quindi è un secondo momento in cui si fallisce un momento di rinnovamento della società italiana, di allargamento delle sue basi. E negli ultimi 10 anni noi siamo andati a un processo col peso della crisi economica e della globalizzazione. Ne parliamo con De Martino delle dinamiche mondiali, proprio nell'intervista fatta a casa sua, grazie a Guido, insieme a Repubblica, insieme a Ottavio Aragone. Ovviamente la crisi di questi 10 anni alimenta ulteriormente questa crisi e queste dinamiche di non riconoscimento nelle istituzioni democratiche rappresentative. E il paradosso è che in questi 10-15 anni le forze eredi di quella storia lì hanno cantato le lodi di questo capitalismo. E hanno rubato, è come comunico bene, cioè, di fronte a questa cosa. È evidente, cioè no, cioè, la sfida di governo, la prova di governo degli anni 90 è stato questo sostanzialmente in Italia, ma anche in Europa. E non a caso, di fronte all'asprezza e alla durezza della crisi, nessuna storia della sinistra novecentesca regge in Europa. E quel tentativo da terza via, che a me chiaramente poi evoca un'altra terza via, che è il tentativo di Berlinguer, no, di creare uno spazio per una sinistra che fosse diversa dalla socialdemocrazia, ma radicalmente diversa dall'estra ai regimi liberali, ora qui faceva riferimento appunto, la possiamo leggere anche come una storia di mancati rinnovamenti. Ma allora, se anche una storia di mancati rinnovamenti, di mancate innovazioni, vi rendete conto, penso io, che nel momento più buio della notte, perché io poi, almeno per chi pensa ancora a sinistra, si considera di sinistra, no, per chi pensa che non ci sta più destra e sinistra, non cambia niente. Per chi è di sinistra o pensa di essere di sinistra, questo è il momento più buio della notte. E però in questo momento più buio della notte, allora, io penso il modo per affrontare questo buio e illuminarlo, provare a illuminarlo, è duplice, fare una doppia operazione. La prima operazione è, chiaramente io non so come si è da fare, perché poi se sapessero, se sapessero, facessero un partito, quindi, voglio dire, penso di intuire qualcosa. E poi il senso della rivista è questo, ecco, lo dicevano Gianni e Massimiliano, no? La rivista è uno strumento dentro questa notte oscura, che per altri versi è splendentissima, diciamo, per trovare il bandolo di una matassa, il filo di un ragionamento di un'analisi. Ecco, secondo me l'operazione da fare è doppia. Da un lato è una grande proiezione verso il futuro, perché questa società è cambiata radicalmente, noi non la leggiamo con le categorie del passato, non la leggeremo, non entreremo neanche in comunicazione con le dinamiche di questa società.
E la domanda rispetto alle dinamiche di questa società è quello che ci siamo posti proprio l'altro giorno a Sud, presentando il libro di Michele Mezza sull'algoritmo di libertà. Basta il termine, ho detto tutto algoritmo, no, cioè dentro questa società che è sempre più retta dagli algoritmi, diciamo così, o da un algoritmo di algoritmi, diciamo così, il tema di una contraddizione, di una conflittualità ha ancora senso? Secondo me sì, cioè più anzi ci proiettiamo nell'analisi del futuro, più abbiamo questo, quindi futuro, ok? Ma al tempo stesso anche uno sguardo sul futuro che recuperi elementi fondanti e fondativi di una identità, di una storia, di una cultura. Perché sarà finito il Novecento, ma la giustizia, il problema si pone sempre il problema della giustizia, anzi, se vogliamo dirlo, appunto Massimiliano lo citava, come dice proprio Francesco De Martini, abbiamo dato questo titolo all'assaggio, si lo trova, nel saggio che abbiamo pubblicato sulla storia degli schiavi romani, l'alimentazione degli schiavi romani, la povertà e la fame per gli uomini sono uguali in tutta l'epoca. Poi cambia, e quindi tu da che parte stai? Stai dalla parte di quelli che combattono la povertà e la fame e dalla parte degli schiavi? Poi oggi che gli schiavi non sono quelli di... Ditemi se questa definizione non può essere calzante anche per il Francesco attuale, no? E quindi è dentro questo ritrarsi al principio una figura come Francesco De Martino, altro che Bucchi, diciamo, rifugio. E ci serve quindi questo lavoro sulla memoria, di scandaglio sul passato, non solo penso io come un doveroso riconoscimento e il corrispondere a un sentito debito di gratitudine che noi abbiamo e dobbiamo avere verso figure come queste. Non è solo questo. E già se fosse solo questo sarebbe importante, avrebbe un grande valore. Ma io dico questo perché questo serve a noi oggi. Cioè questo esempio e quelle idee, che poi qual è l'idea di fondo? È quello di una sinistra che non rinuncia esattamente al suo essere di sinistra, al suo non rinunciare mai a contestare e criticare i valori dominanti, non rinunciare mai a provare a costruire equilibri nei quali i valori dominanti siano messi in discussione e si affermano le idee, i valori dei più, della giustizia, eccetera, eccetera. Certo, nel modo in cui uno si può fare oggi, leggendo oggi nelle contraddizioni attuali, ecco, tutto questo. In questo senso, uomini come De Martino, penso io, non so se Guido... In qualche modo, no, in qualche modo Francesco De Martino è un vinto. Berlinguer è stato un vinto. E anche Berlinguer... questo mi permetto di dire, sono ancora più affascinato. Berlinguer è un vinto. Berlinguer è la direzione nazionale del PC che si fa prima del tour elettorale delle europee del 1984. In quella direzione viene messa in minoranza. E viene messo in minoranza a partire da una contestazione che gli si fa, ma tu Aru ci stai buttando, si dice a Berlinguer. Ma noi dobbiamo governare, noi dobbiamo il realismo della politica, noi dobbiamo fare politica, dobbiamo avere rapporti, relazioni, tu stai isolando il partito, dove ci stai portando? Era in minoranza e si diedero appuntamento a dopo le europee per un chiarimento. Ma chiarimento non c'è stato solo perché Berlinguer è morto. E Gramsci non è un vinto, morto in carcere, e via di questo passo. E anzi, se vogliamo risalire o ridiscendere per l'Iran, e arriviamo di nuovo a Machiavelli, perché Giordano Bruno non è un vinto, Campanella, Machiavelli, Esule, ma Dante. Ma questa storia di vinti è la storia che oggi che ci ha dato elementi di civiltà straordinari. E io dentro questa storia mi permetto di collocare anche Francesco De Martino, per cui caspita chi la raccontiamo, la possiamo raccontare questa storia. Grazie.